presente, sono Nicola Corti, studio informatica alla laurea magistrale a Pisa e nella vita mi occupo di sviluppo a alto livello, in particolar modo nel mondo mobile, quindi sviluppo di applicazioni in particolare per il sistema Android. Allora, il talk di oggi, vabbè, andrei da praticamente creare la nostra app. Allora, giusto così per dire, non pensate di uscire da qui e di diventare programmatori mobile, perché è una cosa che richiede anni di studio e di sviluppo. Però il mio scopo per oggi è di far nascere in voi il desiderio di iniziare, un minimo, fare qualche passo e darvi quantomeno la via. Allora, per diventare uno sviluppatore Android c'è bisogno di qualche requisito all'entrata. Allora, in particolare bisogna, sembra un po' strano, avere piccola esperienza con l'ambiente Android. Cioè, per iniziare a programmare un'applicazione per Android bisogna essere stati utenti di Android. Cioè, dovete aver utilizzato un cellulare Android, dovete avere chiaro un attimino come funzionano le meccaniche, cosa vuol dire premere sul bottone home, premere sul bottone indietro, fare una ricerca, fare una telefonata, eccetera eccetera. Perché quando si va a programmare ci deve cercare di mettersi nei panni dell'utente, cercare di creare un'app che per lui sia utile e bella. Poi, allora, bisogna avere l'esperienza di programmazione con Java. Allora, per Android, quando si inizia a creare la nostra prima app, la scriviamo in Java, ok? No, non si scappa. Allora, in Java cosa vuol dire? Vuol dire, io vi dico un po' di parole, se le sapete vuol dire che a questo punto siete a posto. Se non avete idea di cosa sto dicendo, vuol dire che dovete leggermi la guida di Java. Oggetto, cos'è un oggetto, cos'è una classe, cos'è l'ereditarietà, il polimorfismo, cosa sono le interfacce, le classi astratte, le classi anonime. Quantomeno queste cose un minimo bisogna saperle, un metodo, una funzione, perché davvero uno può anche iniziare a programmare per Android, ma se non hai idea di cosa sia Java, non fate un passettino in nessuna direzione. Poi bisogna conoscere XML, che è un linguaggio per definire degli oggetti, per definire la realtà, che è abbastanza semplice, così si impara in pomeriggio. E poi bisogna conoscere Eclipse, che è un ambiente di sviluppo. Ora io vi presento tutti i punti uno per uno, così per darvi un attimino un'idea. Allora, Android, vabbè, ci siamo capiti con smartphone e tablet creato da Google, cioè non è stato creato da Google, è stato creato da una startup che poi è stata assorbita da Google e adesso viene portato avanti lo sviluppo da Google. È basato su Linux, infatti l'abbiamo incluso all'interno di Linux Day, apposta per questo. Devo fare una nota. Allora, Android, malgrado esista il progetto AOSP, che è Android Open Source Project, cioè la possibilità di avere tutto il codice sorgente di Android disponibile open source, Google piano piano, anche se non lo sta facendo molto notare, sta facendo dei passi verso il mondo closed source. E questa è una cosa che a noi dispiace tantissimo, perché adesso, se voi qualcuno ha dei device Android, se ci fate caso, il browser di default non viene più usato, viene utilizzato Google Chrome. Chrome è chiuso. Calendar, solito discorso, cioè ci sono delle app di base che vengono distribuite open, ma Google piano piano le sta ricreando e le sta facendo closed. Per cui il sistema, cioè il kernel, tutto l'ambiente, il sistema dei processi resta comunque open. Però Google purtroppo lo sta portando verso una direzione che a noi non piace per niente. Invece l'SDK è chiuso pure quello, no? L'SDK, questo non lo so. Cioè, il plugin di sviluppo di Android secondo me sono chiusi, credo. Allora, d'altro canto però realizzare applicazioni per Android ha dal suo lato il fatto che Android è uno dei sistemi operativi mobile più diffuso, per cui ha subito una crescita vertiginosa negli ultimi anni e adesso sviluppare un'applicazione per Android vuol dire riuscire a ricoprire una parte di mercato mobile che è veramente molto ampia. Java. Allora, Java, linguaggio di programmazione orientato a oggetti, piano piano sta morendo e oramai c'è un po' di anni alle spalle, però comunque è un linguaggio un po' complesso per chi non ha mai programmato, però permette di fare lavori di modellazione e programmazione di oggetti molto molto precisa.
per chi volesse imparare, io ho linkato qui una guida di html.it, è fatta molto molto bene, è fatta lezioni e sono davvero delle ottime guide. Queste slide poi le rilascio online, quindi potete vedere come sono fatte. Allora, adesso attualmente non è ancora molto chiara questa cosa. Allora, diciamo che stanno cercando di portare tutto verso uno sviluppo HTML, JavaScript plus Framework. Cioè, te sviluppi la tua app tipo web app, poi io riesco a portartela in modo nativo sopra il device, sopra il tablet, e te con lo stesso HTML, lo stesso JavaScript lo fai funzionare anche su app. E JavaScript è un linguaggio che potrebbe diventare la nuova pietra angolare. Diciamo, non esistono linguaggi che diventano le piante, cioè Java, però per adesso è ancora il linguaggio più utilizzato su Android, sì, su Android, no, okay, però, su Android attualmente secondo me si resta ancora per qualche anno su questo, però comunque ci sono progetti che Google secondo me a un certo punto uscirà con un suo linguaggio che sarà qualcosa tipo JavaScript e farà creare l'app con quello. Questa è la mia idea. Questo però c'è in lag, diciamo. Sì, però c'è nulla di Allora, XML invece è un linguaggio di markup, serve per definire cose, cioè io voglio definire una struttura di una cosa, di cose, uso XML. Android usa XML per definire le risorse, per definire un elenco di cose, per definire i bottoni, quanti ce ne sono, come sono messi, eccetera, eccetera. Anche qui vi ho linkato una guida XML di base di HTML.it, molto semplice, cioè è davvero una struttura ad albero. Io ho un'entità utenti che riesco a contenere dei figli che sono dei figli di tipo utente, utente contiene una parte tre figli che sono un nome, un cognome e un indirizzo. Ok? Abbiamo un minimo di struttura con cui possiamo dire ad Android le informazioni di cui abbiamo bisogno. E poi l'ultima cosa che abbiamo bisogno di conoscere è Eclipse. Allora, Eclipse è un ambiente di sviluppo integrato, vuol dire che è un programma che al suo interno ci permette di creare altri programmi. Ha una marea di tool che per l'utente che la prima volta davvero potrebbe impazzire, però davvero perdeteci del tempo se volete programmare un bel tool, davvero cioè di tutto, di più, debugger, autocompression del codice, davvero si può configurare in tutti i modi possibili e immaginabili. L'ultima versione è la versione Luna e davvero lo sviluppo è uno dei tool migliori per sviluppare, secondo me. Allora, come si deve fare quando, cioè, assumiamo che ora abbiate tutti i prerequisiti a posto, conoscete tutte queste varie tecnologie, iniziamo a sviluppare un minimo. Allora, io vi faccio vedere come si scarica, come si configura l'SDK, che è Software Development Kit, ovvero il kit di sviluppo per Android. Sono tutto un insieme di software di cui ho bisogno per iniziare a creare la mia prima app. Allora, abbiamo il sito di Android.com dove è detto abbiamo tutti i tool per sviluppare. Attualmente per sviluppare su Android esistono due piattaforme. O utilizziamo Eclipse, che ho nominato prima, con dei plugin apposta per sviluppare su Android che ci permettono di provare la nostra applicazione su vari device, eccetera, eccetera. Oppure utilizziamo Android Studio. Allora, Android Studio è un altro ambiente di sviluppo creato da Google da zero, è sempre in beta, per cui io per ora non lo mostro, faccio solo vedere la versione con Eclipse, che attualmente è quella più stabile, però anche lì ci stiamo evolvendo verso, piano piano Google si svincola e quindi inizia. Lo so, però loro, purtroppo tutte le software house più grandi che tendono a inglobare altri, piano piano vogliono mettere il marchio ovunque, quindi su Eclipse il marchio di Google non c'è, su Android Studio c'è, quindi purtroppo la direzione delle software house più grandi vanno male quella. Allora, andiamo sul sito e scarichiamo l'SDK. Allora, l'SDK di fatto è un pacchetto con dei software dentro, scarichiamo la versione che ci interessa, tra l'altro ho visto questo screenshot un po' vecchiotto, ho visto che riconosce automaticamente l'architettura 64 bit del sistema, quindi ve lo scarica lui in automatico. E dobbiamo scaricare il plugin per Eclipse. Cioè, quindi quelli sono i software che servono stand alone, cioè sono dei software che stanno in una cartella e vengono invocati. Poi dobbiamo scaricare un plugin per connettere Eclipse a questi software, che si chiama ADT. Allora, qui al solito c'è un repository
Eclipse al suo interno ha la possibilità di fare aggiungi software, vuole un link da cui andare a cercare del software, gli diamo questo e lui piano piano si inizia a scaricare tutti i software di cui ha bisogno. Vi chiede l'SDK di Android, dove l'hai scaricato? Chiede il link, mettiamo il link di dove abbiamo scaricato la cartella, dove l'abbiamo proprio fisicamente scaricato. A quel punto diciamo l'ambiente è configurato. Ok? Non vi posso far vedere adesso step by step perché sono pacchetti da 250 MB e passa e passerei tutto il tocco ad aspettare che l'archivio inizia di scaricare. Quando all'interno del nostro ambiente Eclipse abbiamo queste due icone, che sono l'Android con dentro la scatolina con la freccetta e il cellulare con dentro l'Android, allora vuol dire che siamo riusciti a configurare bene il nostro ambiente, possiamo programmare. Qui sempre l'interfaccia di download, questo qui è il link che va messo per scaricare il pacchetto per connettere Eclipse alla stipendia Android. Una volta che tutto è pronto, invochiamo dal terminale questo comando tools/android-sdk. Cioè dobbiamo andare a invocare il programma Android che sta dentro attaccato alla tools e come parametro gli diamo SDK. Allora, questo programma qui è l'SDK Manager. Fondamentalmente, voi avete scaricato l'SDK, ma non avete ancora scaricato una versione di Android, ok? Perché di Android esistono maree di versioni, dalla prima 1.0 alla 5, che è uscita qualche settimana fa, e dobbiamo decidere quale librerie noi abbiamo bisogno, su quale versione del sistema vogliamo programmare. Questo lo facciamo invocando questo programma che apre questa schema qua. Cioè noi scegliamo la versione di Android e tutti i componenti di cui abbiamo bisogno per quella versione lì. In genere io consiglio di selezionare la versione, poi dopo parliamo anche in modo un po' più approfondito delle versioni. Comunque selezionare la versione, la cartella, con tutti i sottocomponenti, perché dentro abbiamo documentazione, gli esempi, le system image per le varie architetture dei device, tutto quello di cui abbiamo bisogno, installiamo tutto. Scegliamo la versione che vogliamo programmare e lui anche lì operazione da un'ora perché c'è da scaricare un po' di roba. A quel punto scarica tutto. Adesso che effettivamente abbiamo un'immagine di Android fisica sul nostro computer, possiamo iniziare a programmare. Okay? Quindi adesso se iniziamo a scrivere qualcosa e gli diamo play, lui crea l'app e la fa partire. Okay? Perché ha una versione di Android funzionante. Unica nota, per chi utilizza Ubuntu 64 bit è necessario attivare l'architettura i386 per una questione di compatibilità. Al solito anche questi sono i comandi, più che altro sono queste librerie che sono assenti in versione 64 bit vanno riscaricate. Comunque lo trovate anche sul sito di Google, se state a scaricare e dice stai usando Linux, lo sai che se sei sotto Ubuntu devi dare questi comandi? Qui cut and paste nel terminale e andiamo avanti. Fra i vari strumenti che ci sono nell'SDK c'è anche l'AVD Manager, che è il manager dei device virtuali. Allora, una cosa molto utile quando stiamo programmando è, una volta che abbiamo scritto tutto l'ambaradan della nostra applicazione, provarla. Okay? O la proviamo su un device fisico, su un cellulare, su un tablet, oppure abbiamo la possibilità di provarlo su un cellulare che fisicamente non abbiamo. Per esempio l'ultimo modello che è uscito ieri l'altro, vogliamo provarlo, però non ce l'abbiamo tutto in mano fisicamente. Abbiamo il manager dei device virtuali, quindi possiamo creare un nuovo device virtuale con tutte le nostre configurazioni, dimensioni dello schermo, RAM, hard disk, se c'è 3G, se c'è GPS, sì o no, e possiamo utilizzarli. Attenzione perché sono abbastanza lenti, ok? Cioè considerate che siamo su un'emulazione di un device con un'altra architettura, un genere ARM, che funziona su un processore che è fatto a 64 bit, quindi non vi aspettate la fluidità di avere il device vero e proprio, però per testare un minimo come si visualizza può essere utile. Fondamentalmente i device virtuali sono una cosa del genere, abbiamo un qualche device con un po' di tasti. Ok. Allora, o si usa il device virtuale oppure si può anche sviluppare direttamente su un device fisico, ok? Su uno smartphone. Come si fa? Allora, intanto è obbligatorio attivare da dentro il cellulare
delle opzioni per lo sviluppatore la modalità di debug USB. Okay? La modalità di debug USB connette il device a uno dei tool dell'SDK che si chiama ADB, che sta per Android Debug Bridge, se non sbaglio, e permette di controllare direttamente dal computer l'app, cioè io mando play in esecuzione e lui mi installa l'applicazione, me la fa partire, mi dice se è bloccata, mi fa vedere cosa succede, eccetera, eccetera. Mi fa proprio anche da debugger, cioè se mi si inchioda l'applicazione mi dice ehi guarda, l'applicazione si è fermata qui, perché è successo questo, questo e quest'altro. Ok? In genere io consiglio di provare su device, cioè di là magari sui device virtuali ci fate delle prove per vedere se l'app si visualizza bene. Però se state facendo una cosa molto più complessa come può essere un videogioco non lo fate partire sul terminale virtuale. Assolutamente. Per chi non trova una modalità debug, la partita da Android 4.2 è nascosta, il menu opzioni utilizzatore è nascosto. Dovete andare nelle informazioni del dispositivo e premere 8 volte su sezione build, mi pare sia, e vi attiva la modalità debug. Comunque, allora, prima di andare avanti su questo vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, questa è Eclipse, già configurato con tutto l'ambiente di sviluppo di Android. Come vi dicevo, avete quelle due icone là, che sono uno, l'SDK Manager, che ora caricherà, mi dirà guarda te hai installato queste tre versioni di Android, vuoi qualcos'altro, installa questo e installa quest'altro. Io so che ce l'ho io di qua su questo schermo. Ok, io di qui posso vedere tutti i pacchetti di Android che sono stati rilasciati, quelli eventuali aggiornamenti, quando rilascio una nuova versione di Android per i sviluppatori mi appare qua. Io posso scegliere se scaricarla e iniziare a utilizzarla. Ho tutta la documentazione, eccetera, eccetera. Io per esempio ho scelto di avere la 5.0 di Android, no, non l'ho scelta, questa, la 4.3, ce l'ho installati, ok? Perché volevo sviluppare per questa versione. E l'altra voce è questo, che è il Virtual Device Manager di cui vi parlavo prima, che mi si è riaperto di qua, dove ho l'elenco dei miei device virtuali, ok? Per cui per esempio posso prendere uno nuovo, mi chiede il nome, posso prendere anche un dispositivo già esistente. In genere qua troviamo quelli della linea Nexus, che sono i device creati proprio da Google. Io voglio provarlo come funziona sul Nexus 5, allora metto qui, poi mi chiede tutte le varie opzioni, mi diranno quanto dargli, eccetera, eccetera, e mi crea un device proprio, ok? Allora, torniamo. Allora, una peculiarità dello sviluppo su Android. Allora, a differenza di iOS, che abbiamo i device e il software sviluppato dalla stessa software house, con Android la storia è totalmente diversa. Perché abbiamo una software house che sviluppa il sistema, che è Android, e porta avanti lo sviluppo. E poi abbiamo tanti altri produttori, Samsung, Sony, eccetera, eccetera, PTC, che prendono il sorgente di Android, lo customizzano e lo mettono sul loro device. Quindi abbiamo l'esperienza proprio di Android che può essere molto diversa tra un Galaxy S5 e un Ikonia Tab, cioè possono essere cose totalmente diverse. Quindi Google porta avanti lo sviluppo principale portando avanti le versioni di Android. Attualmente siamo arrivati all'ultima, che è la versione L Lollipop, che è uscita un paio di settimane fa, se non sbaglio. E bisogna fare molta attenzione alla questione della retrocompatibilità. Per esempio, se nell'ultima versione di Android hanno introdotto, ne sparo una, il riconoscimento vocale offline, ok, e io voglio che la mia app lo utilizzi, non posso sognarmi che la mia app funzioni anche su un sistema di Android più vecchio, perché il riconoscimento vocale offline non ce l'ha. O prevedo io di sviluppare l'app in modo che si riforchi se mi trovo nella versione almeno 16, eccetera, eccetera, allora attiva il riconoscimento vocale off
offline, oppure mando un messaggio per scritto e guarda, questo non si può fare, vuoi fare questo, eccetera, eccetera. Oppure devo decidere, ma guarda, io sviluppo dalla ice cream sandwich in poi. Quelli prima ignoriamoli, purtroppo, mi spiace, però io ho bisogno di queste librerie qua, ho bisogno di fare questo, questo e quest'altro, di avere il Bluetooth potente e tante altre funzionalità che nelle vecchie versioni di Android non esistono, allora lì bisogna fare una scelta. E ora qui non si vede, in particolare la scelta che noi facciamo non è in termini di versione di Android, ma in termini di API level. In particolare, qui abbiamo le versioni di Android, qua si vede molto piccolo perché iniziano ad essere tante, dalla 1.0 alla 5.0, e poi abbiamo un API level che va da 1 a 21, ok? In particolar modo ci sono state delle versioni, per esempio dalla 4.1 alla 4.2, dove Android è sempre rimasto con il nome in codice Jelly Bean, è sempre Android Jelly Bean, però sono cambiate le API, perché vuol dire che dalla 4.1 alla 4.2 Google ha deciso di introdurre qualcosa di nuovo e ha fatto, diciamo, il salto di un gradino. Allora, noi quando programmiamo per Android, ogni volta che consultiamo la documentazione ufficiale abbiamo oggetto di tipo menu, menu disponibile dalla versione Android a partire dalla 1 in poi. Vuol dire che se io uso una classe menu non ho problemi perché vado dalla 1 in poi. Se invece utilizzo la classe action bar, che è la barra del titolo con tutti i bottoni che si possono premere eccetera eccetera, lui mi dice disponibile a partire da API level 11, ok? Quindi vuol dire che se io la voglio utilizzare sto sviluppando per questa versione qui 3.0.x API level 11. Se ho un device che non ha Android 3 ma Android 2.2, che è qui alla 8, quella cosa lì non funzionerà, ok? Questa è una cosa molto importante, perché su iOS succede simile, però le versioni di iOS sono comunque di meno rispetto a quelle di Android e in genere lì succede che io rilascio l'app, lo faccio partire da iOS 6 in poi, che non ce l'hai, c'è l'iPad 1, faccio, ti attacchi, ti compri un iPad nuovo, fine della storia. Su Android invece c'è molto più, certe volte, il desiderio di essere retrocompatibili, soprattutto perché abbiamo le statistiche del Play Store. Possiamo avere una percentuale di sapere i device come sono distribuiti. In particolare qua abbiamo Jelly Bean e KitKat al top, che sono la versione 4.4 e 4.1 in poi. Però io, se non programmo per Froyo, vabbè, magari Froyo che è veramente poco, ma Gingerbread, che è l'API dal 10 in poi, io mi sto perdendo questa fetta di mercato, perché allora quell'app non verrà nemmeno mostrata sul Play Store, non la potranno proprio vedere. E se per caso ci arrivano tramite qualche link, gli viene scritto questa applicazione non è funzionante sul tuo dispositivo. Ok? Quindi pensiamoci un attimo, perché purtroppo quando andiamo a programmare app questa cosa non la possiamo tralasciare. Cioè non possiamo creare un'app per Android Lollipop, perché l'avrebbero mille persone su milioni e miliardi di quelli che potenzialmente potrebbero usarla. Altro fattore, oltre a questo, a tenere in considerazione sono i display. Ok, cioè possiamo avere display che vanno dai 3 pollici fino ai 12 pollici. Ok? È chiaro che se un display da 3 pollici mi ci possono stare 2-3 bottoni, ok? Ma su un display da 12, 2-3 bottoni vengono grossi così. Che non è per niente bello, è bruttissimo, orrendo, e chi usa la vostra fa schifo, ciao. Ok? Questo è quello che non vogliamo che succeda. Quindi, tra l'altro, altra cosa che qui non ho scritto è che il device può anche girare, stare in orizzontale, verticale, insomma. Le condizioni in cui si può trovare il device sono tantissime. E questo porta a uno sviluppo delle applicazioni su Android che è totalmente diverso dallo sviluppo per desktop. Cioè, io quando sono sviluppo per desktop mi metto a sedere, gioco al mouse, la tastiera, possono succedere un tot di cose. Però, bene o male, la situazione è abbastanza statica. Col cellulare, io posso iniziare a usare l'applicazione, qua mi sposto, vado in una galleria dove non c'è internet, mi ricollego magari a wifi questa volta, quindi il mio indirizzo più cambia, poi magari la batteria si scarica, per cui il sistema inizia a decidere che lo schermo va abbassata la luminosità, le applicazioni vanno chiuse, oppure voi le chiudete, oppure fate parte di un programma tipo il cleaner che vi chiude la roba a caso, e cioè... possono succedere davvero tante cose, quindi bisogna cercare di adattarci il più possibile alle varie problematiche che possono sorgere, senza ovviamente perdere la gradevolezza dell'esperienza utente. Cioè
l'utente deve essere sempre contento quando utilizza la vostra app, perché se è un'app da schifo, state certi che vi arriva una stellina sul market e poi non vi scarica più nessuno. Quindi, io ora non posso andare nel dettaglio di tutti i file dei progetti di Android, però ce n'è uno su cui voglio soffermarvi un attimo, che ora vi faccio vedere anche sui tips, che è Android Mindset.xml. Allora, questo è un file XML, utilizza il linguaggio come ho visto prima, che contiene tutte le informazioni di base dell'app, ok? Quindi nome, versione e tutte le informazioni di base, quindi i moduli che vengono utilizzati, quale schema si può caricare e i permessi. Cioè, se un'app deve utilizzare una cosa che normalmente non si usa, esempio andare a leggere su lo spazio, sulla memoria esterna, dove potrebbe andare a prendere altre cose, altre vostre foto, altri documenti, lì lo devi dichiarare. Infatti, se qualcuno di voi ha provato a installare applicazioni dalla Play Store, gli viene scritto: questa app utilizza accesso a internet, via di sms, eccetera, eccetera, eccetera. Un'app che non dichiara i propri permessi dentro il manifest viene schiantata da Android. Cioè, io se provo a fare una lettura, un invio di un sms senza avere richiesto il permesso in via sms, crasho. Android mi dice, muore con un'eccezione, mi dice: guarda, hai fatto un'operazione senza richiedere l'esplicito permesso. Quindi molta attenzione a questo file, che quando andate a distribuire è quello che vi permette di raggiungere un maggior numero di device. Ora, non è che bisogna raggiungere il maggior numero, bisogna raggiungere i device su cui siamo bene o male certi che l'app funzionerà. Cioè, non mettiamo che la nostra app funziona anche per tablet se sul tablet non l'abbiamo mai provato, perché magari poi qualcuno se lo installa, va sul tablet e gli crasha appena parte perché c'è una cosa che è stata messa male. E voi state appena perdendo una grossa fetta, perché quello magari scrive uno, provato sul tablet ma non va, passo. Purtroppo il mercato dei commenti oggi è devastante, cioè chiunque quando fa così col dito legge un commento negativo sulla vostra app non se la scarica, purtroppo è così, per cui facciamo particolare attenzione. Allora, ora facciamo così, io vi lascio qualche consiglio sulla programmazione, che è un minimo di step, cose da seguire, che mi sento di dirvi. E poi dopo c'è un po' di... vi faccio vedere due app, proprio banali, che io rilascio, le metto online, quindi potete prendere, scaricarvele, provarle e fare un po' di prove e partire da lì. Allora, la prima cosa che vi consiglio è assicuratevi di essere in app di prerequisiti. Cioè, non iniziate a programmare con Android se non avete idea di che cosa sia Java, perché ci andate a sbattere la testa per forza e indubbiamente dovete ritornare su Java. Quindi ridatemi un attimino un'occhiatina a quelle cose lì, fatevi aiutare, se conoscete qualcuno che non sa programmare, può essere utile. Purtroppo sono cose che si imparano con il tempo, ci si vuole, uno ci si deve mettere di piano piano, inizia a studiarsele, poi se gli garba continua, se non gli garba va bene. Io consiglio di partire con la lettura di un libro, cioè prendetevi un libro che parli di programmazione Android in generale, che più che altro è quell'approccio che vorrei un minimo cercare di far passare, è il non cercare come si fa, cioè io voglio fare un menu, come si fa il menu, su Google, ma il sapere cosa posso fare. Cioè, se io mi leggo un libro, do una sfogliata, riesco a capire che il sistema mi può offrire questo, questo e questo. Se io non so cos'è il menu, non bisognerò mai di andare a cercare su Google come si fa un menu, perché non so cos'è, ok? Quindi avere un libro di supporto può essere sempre, sempre utile e consiglio di partire lì. Poi Google is your friend. Al solito, una volta che avete un'idea chiara di tutto il sistema, a quel punto Google usatelo e imparatelo a usarlo bene, perché io vi posso dire che ho programmato app, ne ho fatte svariate, una marea di codice lo prendo online, cioè proprio un lavoro quasi di cut and paste del codice. Chiedete a Google e lui una risposta ce l'ha sempre, soprattutto per quanto riguarda le questioni di Android, davvero si trova tantissimo materiale online, tantissima documentazione, tantissimi esempi, cose da svolte, tutorial da seguire, guide, video, e di tutto di più cercatele, perché davvero attualmente adesso siamo arrivati a programmare così. Snippets di codice, cioè sono quelle parti di codice, inserire un menu su Android, trovate un articolo, uno che fa, guardate qui c'è l'esempio, uno lo prende e lo copia e lo incolla dentro. Attenzione a cosa prendete, leggetelo sempre bene, se qualcosa non vi è chiaro cercate proprio la linea del codice online,
perché rischiate di buttare dentro la vostra app cose che non avete nemmeno idea di che cosa sia, di non riuscire poi a venire in accappo, di mettere punti di sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi attenzione a che cosa si include. E poi, una volta che siate abbastanza sicuri di aver, diciamo, provato la vostra app sul vostro computer, fatevi testare anche altri device, provatela su altri sistemi e in condizioni differenti, orientamento, rete. Se fate un'app che utilizza la localizzazione, ok, potete utilizzare tutti i vari sistemi che vi permettono di far credere ad Android di sapere dov'è, e poi sulla mappina gli dite sono a New York, perché lui vi localizza come se fosse a New York. Ma prendete la app, fateci un giro per Pisa, vedete se funziona la localizzazione, perché magari qualcosa non va, ok? Quindi cercare di stressare il dispositivo il più possibile, quando la batteria è poca, quando ci sono tanti processi in esecuzione, vedere come si comporta, perché poi sono le situazioni dove la vostra app andrà effettivamente a girare, ok? Altra cosa, ti ho parlato di cosa a livello funzionale, però non dimenticatevi mai il design. Cioè, il design attualmente è diventato il 60% e il 70% dello sviluppo dell'app. Un'app può essere bella ma non fare niente e la gente ce l'ha installata, e un'app può essere bruttissima ma essere magari utile, però se è brutta la gente non la usa perché è brutta. Quindi nei device adesso c'è molto il concetto emozionale, è moda, deve essere bella, deve essere una cosa stilosa, deve far piacere, io devo poter dire al mio amico guarda che figa questa. Quindi le cose che dobbiamo curare sono le icone, assolutamente alta qualità, vettoriali, colori belli, i loghi che mettiamo dentro l'app, non mettiamo mai robe sgranate o robe che non si riescono a leggere perché sono orrende, la palette di colori, non iniziamo a colorare le cose a caso ma scegliamo dei colori su cui la nostra app lavorerà e devono essere sempre quelli, i bottoni che abbiano, che ci sia un po' di feeling quando noi si tocca le cose, che si illuminino, che abbiano delle animazioni, che le cose scorrano, perché adesso fa tanto più avere le liste che vanno su e giù, la gente si diverte a fare su e giù con le liste, ok? Beh, sono cose però che vanno tenute in considerazione, e soprattutto, l'ho messo per l'ultimo, ma comunque molto importante, i font, ok? Non iniziate a usare a caso Comic Sans e Times New Roman come vi pare a voi, perché è una cosa veramente orrenda. Quindi, scegliete il font, tra l'altro Google ha una serie di linee guida sul design che vi consiglia caldamente di seguire, vi fornisce già i font, un kit di icone, tutti i kit per essere utilizzati con GIMP, per ritoccare tutte le varie cose e fare le vostre icone, non tralasciate. L'ultima cosa sul material design. Allora, Google, allo scorso Google I.O., che è una conferenza che fanno ogni anno, ha lanciato un nuovo stile di fare le cose, che è il material design. Allora, come potete vedere, sta andando verso dove sta andando tutto il web da qualche anno a questa parte, che è lo stile minimalista. Cioè, roba piatta, un colore solo, senza praticamente ombre, e senza animazione, cioè, diciamo, senza roba troppo animata, abbastanza statica, però che si anima quando voi ci interagite, ok? Loro vorrebbero che la vostra applicazione abbia lo stesso feeling sia su smartphone che su tablet, che su desktop, che su smartwatch, che su occhiali, che su qualsiasi cosa che abbia il marchio Google, ok? È una cosa abbastanza, cioè sembra una sciocchezza, ma è una cosa abbastanza importante, perché l'utente che si sente di vivere lo stesso feeling tramite lo smartphone e tramite il tablet è un utente più contento. L'utente che usa l'applicazione su smartphone e poi va sul tablet e trova tutt'altro deve imparare. Molto spesso l'utente è pigro, non ha voglia, e quindi se trova le stesse cose visualizzate da uno e dall'altro, tanto meglio. Ovviamente, cioè, al solito, se qui ci stanno tre bottoni, di là tre bottoni non ci possono stare, sono troppo pochi, se non hanno messi di più, vanno organizzati su due colonne magari. Quindi ci sono tanti accorgimenti che vanno seguiti. Vi linko un paio di cose. Questo qui è developer.com/develop. È il sito di riferimento di tutte le classi, le interfacce di Android, cioè questo è proprio il javadoc di Android, la documentazione ufficiale, quindi qui trovate tutto, cioè se quando utilizzate una classe, un menu, un bottone, un editor di testo e non sapete cosa fa, prima date una lettura lì, ok? Sono molto compatti ma ogni parola ha il suo significato, quindi datevi una lettura. Tra l'altro, se scaricate la documentazione dentro Eclipse, vi si collega, per cui su Eclipse, se iniziate a digitare le cose,
vi fa vedere le stesse cose che trovate su questo sito. Queste sono le linee guida sul design, quindi dove potete trovare come tutto, e poi c'è sempre HTML.it, che oramai è, cioè, avete capito che è un sito che stiamo abbastanza, la guida di Android. Questa è proprio step by step, a lezione, questa, vi dice, allora, partiamo adesso e configuriamo questo, tutto con gli screenshots e vi guida, non come posso fare io un'ora, io vi do l'idea di massima, però lì davvero c'è tanta roba. Allora, adesso vi faccio vedere una, alzando un pochino di codice, allora, allora, intanto per creare un nuovo progetto, si vede la scritta schiacciata, però new Android Application Project. Avendo il plugin collegato con Eclipse, lui si rende conto che adesso riesce a gestire anche i progetti di tipo Android, ok? Non solo i progetti Java, Eclipse nasce come ambiente di Java, però vede che può gestire anche questo tipo di progetti. Lui mi chiede il nome dell'applicazione, il nome del progetto e il nome del package. Allora, questo è il nome del package Java, quindi questo è proprio Java puro. Però tenete in considerazione che è il nome unico della vostra app. Cioè, se la chiamo comexample.lamiapp, non potrà mai esistere sul vostro device un'altra applicazione che ha come package comexample.lamiapp. Unico. Come pure sullo store, se provate a caricare com.facebook.it ti dice no, c'è già presente un'altra applicazione, eccetera eccetera, ok? Per cui in genere si usa il dominio, cioè tipo it.gulp.lamia, comunque io lascio questo, tanto non ho bisogno di fare deploy. Allora, qui abbiamo gli API level. Io ho un API minimo. Cioè, io, questo qui vuol dire, io riesco a essere compatibile fino a Android 2.2, ok? Se gli do questo, quando programmerò, lui mi dirà, ehi, stai utilizzando Action Bar, che è disponibile da Android API Level 11. C'è un conflitto, non posso compilartela. O la gestisci o non si va avanti. Questo invece è il target SDK, cioè quello per cui effettivamente sto programmando, cioè la mia app, diciamo, funziona bene su questo, su questo versione di Android. Per esempio, io do di essere compatibile fino a, mettiamo l'API 16 e come target gli diamo il 18 e compiliamo con il 18. Compile with chiede quale deve essere il compilatore da usare, in genere gli do sempre lo stesso del target e poi ci chiede il tema. Allora, questi sono alcuni, poi sui temi non ho tempo per dilungarmi, però questi sono alcuni dei temi con cui posso tematizzare la mia applicazione. Questo qui infatti guarda, il tema chiaro con la action bar scura. Fate questo, next. Poi mi dice, vuoi creare un'icona? Diamo di sì. E vuoi creare un activity? Allora, un activity è una schermata. La vostra app funziona a activity, che sono schermate. Infatti se voi avete mai usato un device Android, percepite l'esperienza come una serie di schermate, o meglio una fila di schermate, perché io faccio una cosa, vado di là, poi premo indietro e torno su quello che avevo prima, ok? Quindi è una fila. Lui mi dice, ne va a creare una uno subito, chiamano subito, andiamo avanti. Questa è l'icona, lui ci crea già tutti i kit delle icone, comunque possiamo configurarla fino a non ci perde altro tempo. E poi ci dice, la prima schermata come la vuoi? Blank vuol dire senza nulla. Con fragment oppure qualche sia una full screen, una master detail, navigation drawer, una tablet con le schede. Ora, non posso presentare tutto una per una, noi facciamo con la nome della schermata, mina. Sì? Per la compatibilità, no? Vai. Si è visto prima su varie versioni di Android, però può dipendere anche dal processore, per esempio il Rock Chip si comporta come un media, MediaTek. Allora, il solito 7, il V7, Adam V7. Sì. Allora, diciamo che nel manifest noi diamo tutte le informazioni su che cosa la nostra app sta usando. Ok? Cioè questa è un'app pensata per device che abbiano il monitor
di risoluzione almeno questo, che abbiano questo processore, questo e quest'altro, e di lì il Play Store decide se a te che hai quel device lì fartelo vedere o no. Okay. Sì, ma il compilatore, cioè questa che sviluppa il file applicata che poi si pubblicherà sul Play. Ok. Ecco. Mi sta chiedendo se ci sono due versioni del compilatore. Più compatibile possibile voglio che sia quello. Devi farlo per ARM. Quindi ogni devi fare tante versioni per ciascuno. Sì, allora, diciamo che i device che abbiano architettura x86 sono veramente pochi rispetto a quelli che abbiano architettura ARM. Tutti gli smartphone generalmente hanno architettura ARM. Sì, ma io dico sempre sulla stessa architettura, la ARM è un 7. Sì. Però processori differenti, come un Rockchip e un MediaTek. Sì. Vogliamo anche la stessa versione di Android, girano comunque perfettamente? Allora, io ti dico, questa domanda è particolarmente specifica, la risposta che mi sento di dirti è sì, perché c'è una virtual machine, ok? C'è una virtual machine Java, che attualmente è Dalvik, e nel momento in cui noi compiliamo il nostro viene creato una sorta di bytecode che viene fatto eseguire da quella virtual machine, per cui è il produttore che si assicura di creare la virtual machine adatta a quel processore lì. Questa è la risposta standard, ecco. Poi il caso particolare non ti so dire precisamente. Speriamo che mi è capitato per un'app, sì. Funzionava sul 4.4, però sul 4.2.2 non funzionava. Però okay. 4.2.2 è una gran parte dei dispositivi, cioè. Sì. Quindi quasi tutto il mercato usa. Diciamo adesso si sviluppa da 4X in poi. Però su questa 4.2 c'era un processore con chip. Ok. Un tablet da poco, no? Però su questo invece c'è il 4.4 con MediaTek e su questa l'app che funziona benissimo. Non va male. Però di là non proprio nel Play Store non mi faceva vedere, forse motivi di compatibilità. Allora sì. Volevo sapere se dipende magari dal processore o se non te la fa vedere se non te la fa vedere sul Play Store è un problema di manifest. Vuol dire che il Play Store non sa se l'app funziona o no sul tuo device. Cioè lui prova solo a incastrare le fasi che gli ha detto lo sviluppatore con le informazioni che ha dato il dispositivo. Ecco, lo sviluppatore con la stessa distribuzione, sì? Con la stessa versione di Android, facendola, compilandola, deve funzionare su tutti i processori compatibili con il set ARM o il 7. Sì. Deve prestare particolare attenzione per i settaggi per... No, se te sviluppi per ARM vai come se tu non sapessi cos'è ARM, certo. Perché qui te lo apposta di default. Se vuoi fare per x86 è più complesso, ok? Questo è... No, qui di base è tutto ARM, certo. Di base è tutto. Poi se non vale la compatibilità anche per quell'altra c'è da smettarci un po', l'altro non l'ho mai fatto quindi non ti sa di identificarsi. Allora, ritornando, questo è il nostro primo progetto. Allora, non si farò mai qui a ripensare questo. Ok. Allora, qui si è creato un progetto Java, di fatto. Cioè dentro SRC noi abbiamo il package con dentro il codice sorgente.java della nostra applicazione. Ok? E poi, una piccola nota la faccio, perché è molto importante, la cartella RES. Allora, la cartella RES sta per resources. Sono le risorse della vostra applicazione. Allora, se la vostra applicazione ha bisogno di un'icona, va dentro REST drawable, perché sono drawable, sono cose disegnabili, ok? Se la vostra applicazione ha bisogno di un menu, cioè le voci di un menu, va dentro menu. Se la vostra applicazione ha bisogno di, cos'altro ci può essere? Dei colori, un elenco di colori, vanno qui dentro. Allora, la cosa molto potente delle cartelle dentro resources è che sono cartelle che hanno dei descrittori, cioè sono drawable, trattino, qualcosa, trattino, ci si può mettere tante cose, trattino, ita, trattino, eccetera, eccetera. Quelle cartelle lì servono per adattare la nostra applicazione ai vari casi. Esempio, io ho dentro values un file, se non sbaglio, un file che sia strings.xml. Se io faccio una cartella che la chiamo values-it, e faccio un'altra cartella che la chiamo values-en, che stanno per Italian e English, e prendo il file strings, lo copio nei due, una parte ci metto le stringhe in italiano, poi è un file XML,
no, beh, così. Io ho già il fatto che l'app funziona su due lingue, perché il device, quando farà partire l'app, dirà: io sono in inglese, te hai strings inglese? Sì, allora lo carica. Ok? Questo è il metodo di base con cui si fanno le app per il tablet. Cioè, di base io ho un layout per smartphone, che ce l'ho dentro layout, activity main, e poi ho un layout trattino tablet. E quello è il layout che deve essere caricato quando l'app stessa sarà in esecuzione sul mio tablet. Fondamentalmente ora magari è difficile da capire, però nel momento in cui si va a creare un nuovo file di risorse, lui ti dice: guarda, questo file qui, che è per italiano, per inglese, dove deve funzionare sul tablet, quando il device è girato, eccetera, eccetera. E si riesce a creare davvero un'app molto molto modulare, perché si adatta a ognuno dei nostri casi. Stesso discorso vale per le immagini. Cioè, io posso avere immagini ad alta densità per un tablet che ha 1 milione di pixel e immagini molto piccole per un device più piccolo, come può essere un orologio che ha un decimo dei pixel e non vuole stare a caricarsi in memoria immagini pesantissime. Ok? Allora, io vi lascio questi ultimi 5 minuti con due app, appunto le due app che ho fatto. Una è questa Hello World. Allora, vabbè, tu ce la farò. Fondamentalmente questa app cosa fa? Ora io spiegherò un po' di cose così a caso, mi rendo conto che chi non l'ha mai visto potrebbe vedere arabo. Perdonatemi. Allora, carica il layout dal file XML e va a recuperare un bottone. Questo qui, il bottom, my bottom, lo recupera, che si chiama button 1, e gli registra un listener su un click. Gli mette un set un click listener, c'è una casella di testo, my text, e ottiene il testo, lo trasforma in stringa, ok? E poi fa partire un intent di share, ok? My share intent, new intent Android app, set type text, e ci mette dentro extra text, dopo c'è la stringa che ha appena preso. Ma mi è mancata la prima. Allora, è finita qui, non fa. Questa è un'app che ha una casella di testo e un bottone, che voi ci scrivete Nicola, premete condividi, e lui fa partire una condivisione. Siete voi poi su Facebook, su Twitter, per SMS, eccetera, eccetera, e appare scritto Nicola ha creato la sua prima app. Ok? Un comportamento abbastanza simile quando si ricevono immagini e uno fa condividi. Stesso comportamento qui. Io ora ho commentato tutte le righe in modo che si riesca a capire cosa sta facendo in quella parte lì. E poi l'altra, che è leggermente più complessa, ma nemmeno troppo. Vediamo se riesco a far vedere. Allora, questo è un piccolo browser. Allora, qui utilizzo un oggetto di tipo WebView, che è un browser. Ok, io ho creato un'app che ha un indirizzo, un bottone naviga, premi e vi fa navigare a quell'indirizzo lì. Ok, fondamentalmente anche qui non è nulla di particolare, io recupero l'oggetto WebView, gli abilito il JavaScript e lo zoom con due dita e gli faccio caricare l'homepage. Ok. Ora mi rendo conto che davvero possono sembrare cose totalmente scarrellate, però se prendete questa cosa e gli date play, ci collegate un cellulare, vedete che vi fa partire l'app, che è questa poi. Ora non si vede, però c'ha una barra qua giù in alto, un bottone qua e sotto il browser. Ok? Questo può essere, ovviamente tutti i controlli di base del browser non ci sono, cioè indietro, annulla, ricerca nella pagina, non ci sono, cioè questa è un'app veramente minimale, serve per lasciarla chi vuole al minimo imparare, però c'è un po' qualcosa si può capire da questo. Comunque questi saranno tutti online e davvero ve l'ho commentato apposta per poter lasciare ai posti. Allora, questo lo vediamo. Allora, questi sono i miei contatti, se avete bisogno di qualcosa, tra l'altro, adesso non ce l'ho scritto, però sul GitHub, non
so se conoscete GitHub, è una piattaforma di condivisione del codice, funziona soprattutto con Git. Io ho anche delle applicazioni molto più complesse, cioè una che fa la scansione dei badge con i QR code, chiede un server remoto se l'utente è autenticato o meno e fa un po' di lavori, e che possono essere spunto, qualcosa da prendere per iniziare a copiare. Comunque potete scrivermi se avete dei dubbi, non sapete da dove iniziare, eccetera eccetera. Se avete delle domande, io sono qui per rispondere. Sì, io vorrei sapere se c'è un debugger simbolico del codice. Un debugger simbolico del codice? Sì. Cioè, dentro il debugger quello di Eclipse. Allora, a parte sì, nel momento in cui io mi collego con ADB, entro in modalità debugger, se metto un breakpoint su un punto, lui ferma l'esecuzione dell'applicazione su quel breakpoint, mi dà lo stato attuale della memoria, tutte le variabili che valori hanno, eccetera eccetera. Ok? Comunque io grossi difficoltà di debug, cioè non ho mai fatto grossi lavori di debug, cioè mi sono abituato a quello, comunque anche soltanto farmi stampare su, cioè il classico debug che mi fa stampare sul log un valore delle variabili, ancora non. Cioè, non ho mai avuto grossa necessità. Comunque sì, c'è il debugger, quello lì di base di Eclipse. Poi i privilegi che poi vedere lo scorso, non tu hai stato considerato automatico del. No, qui non ci sono privilegi per quella applicazione. Nessun privilegio. Nessun privilegio. Perché ti stanno usando riferimento. Come? Però puoi condividere le cose. E infatti i privilegi difendono le app che condividono. Ah, ok. Cioè, l'app è questa, c'è una casella di testo e qui si scrive Nicola, apriamo Premini e lui fa qualcosa per condividere e mi fa vedere tutte le app, però sono queste app che decidono. Allora io Facebook voglio il privilegio di condivisione internet, perché quello lì è un intent pubblico di share, cioè io sto chiedendo al sistema, voglio fare una cosa, ti richiede lo share, mi mandi l'elenco di tutti quelli che si sono registrati, sono disponibili a fare lo share. Loro poi potrebbero anche fare uno share che non ha bisogno di internet, uno share su un file, ok? Questo, vabbè, è un meccanismo che si chiama dall'altro lato intent filter, cioè te che lo lanci l'intent, chi lo riceve l'intent filter, cioè che si chiama intent filter. Io potrei nel manifest dire che io ho l'intent filter per gli share, allora a quel punto gli dico guarda, se parte uno share, avvisami anche me, perché anch'io posso fare lo share. Magari è la mia app del mio social network e anch'io voglio avere la possibilità di condividere una foto come fanno gli altri sul mio social network. E la riga del manifest, cioè per chi ha l'internet, sì, è generato automaticamente? No, è però il manifest, vabbè, ora lo metto giù, comunque se mai lo faccio vedere, il manifest ha sia la versione XML, sia il codice, sia c'è un'interfaccia di Eclipse per andare a lavorare sul manifest, aggiungi permesso, aggiungi intent filter, che ti permette di farlo in modo un po' più, diciamo, guidato. Comunque fondamentalmente ti dà l'intent filter, l'intent che vuoi ricevere e qual è l'activity che deve partire, cioè qual è la schermata, perché per esempio su Facebook te quando fai condividi vuoi che ti parta la schermata base di Facebook, vuoi che ti parta la schermata che è a posto con già legato quelli, capito? Per cui vabbè, lì ci sono un po' di protocolli, per cui se voglio fare uno share e gli metto dentro una cosa come parametro extra text, lui sa che quello è del testo, se gli metto extra qualcos'altro lui sa che quella è un'immagine, per cui sì, c'è un po' di protocolli che fa lavorare fra di loro le app. Marco ha citato solo Eclipse, sì, poi stare a. Ah, questo non spero. Sì, l'ho fatto io però. Ah, beh. Anche se so che Eclipse è più friendly. Sì, sì, sì. Tra l'altro, se, cioè, giusto per fare un quadro completo, si può anche. C'è anche una versione che si chiama ADT, un tools, tipo una cosa del genere, che è una versione di Eclipse già pacchettizzata, con tutto installato dentro dal sito di Google. Se non hai Eclipse, scarica quella. E volendo, perché è minima la bomba, cioè si può anche programmare per Android la linea di comando, cioè mandare i comandi la linea di comando, però a quel punto non avete compl- cioè complesso del codice, è complesso, cioè io non so fare, se non avendo mille errori è un gioco complessivo. Si può programmare con le chiude? No, allora che io sappia no,
Automaticamente librerie e cose, eccetera. Lo stabile, lo stable è Eclipse. Android Studio è, cioè, something better. Diciamo che te, rimanendo attaccato a Eclipse, hai un ecosistema a tuo favore. Esempio, il plugin Git, che è Eclipse Git, che è il plugin di Eclipse che gestisce il Git, è molto potente. Su Android Studio c'è un sistema per gestire i repository Git, però io fino a provato mi trovo meglio su quello di Eclipse. Tra l'altro, se ti hai bisogno, cioè io ho rifatto app in cui lavoravo sul lato server, in cui c'erano dei script PHP che ricevevano dati e poi avevo bisogno di fare la roba in locale. Magari dovevo lavorare anche con dei database, quindi ho bisogno di scrivere SQL, eccetera. Android Studio, che io sappia, non so quanti plugin ha per gestire PHP, per fare deploy su sistemi remoti, mentre invece Eclipse ha un sistema molto più grande da punti di modellazione, cioè veramente di tutto e di più. E io preferisco sempre Eclipse. Ho provato Android Studio, c'ha qualche chicca in più, c'è il fatto che quando ti fai partire il layout di un app, di un activity, ti fa vedere insieme in contemporanea 10 pass device. Questo è utile, non nego. Però tutto l'ecosistema di Eclipse, ma anche solo, cioè non so che sa, gli shortcut, io oramai ho imparato quelli di Eclipse, so tutti i trick e di là ce ne vogliono anni per imparare. Altro? Altro? Sì. Altro? Hai qualche applicazione su Discord che ha avuto un po' di... su qualche store che ti sta avendo successo? Allora, sì, una è quella della mia criminale e si chiama JustPaint, però non per fare pubblicità, più che altro è una funzione di disegno, ok? Forse conviene anche altre domande, poi sì, no, fate dopo perché certo, dobbiamo dare spazio all'ultimo turno. Sì. Comunque l'applicazione di disegno è raggiunta su quasi 20.000 download.